Serve aiuto, signore? No. A Gino Infanti lo incontrai un giorno a casa di Sergio Leone a pranzo. Una gran bella faccia, però era spiritoso, era un po' insolente, era divertente, era caciarone. Quel film è il primo film che ho fatto con Carlo. È stata una benedizione perché era tanto tempo che non lavoravo divertendomi come è successo con Carlo, insomma. Poi ti aiuta anche nelle gestualità, cioè se tu ti inventi una cosa, lui te la seconda se gli piace. Ah, buongiorno, io sono Benvenuti dei Colossi della Musica. Avevo un appuntamento con una ragazza che aveva un altro appuntamento col signor Fantoni. Oh, Mr. Fantoni is speaking on the phone. But come in, sit down, please. Mr. Fantoni is there speaking on the phone. You'll have to wait a moment, okay? Ma no, non hai capito niente. Che per 2,5 milioni è regalato. Ma quello stava in casa dello Shah. È autentico. Ah no, non è di Napoli. Poi, dopo il successo di Biancorosso, Cecchi Cori mi ha chiamato, dice: guarda, c'è sto film che sarà difficile magari per te, non lo so. Insomma, è stata scritta questa parte per Gassman. Dico: per Gassman che c'entro io con Gassman? Dico: lui è un attore. Dice: leggilo. Dico: beh, io l'ho letto, ma posso farlo a modo mio. Ok, ciao. Ciao, 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 ciao. Lei è della SIP? No, dei Colossi della Musica. Le battute sono anche un po' tue? Sì. Quella dei Duchiodi. Qualcosa. De Rakeguera, no. E poi il bello è che non c'hai i capezzoli. C'ha Duchiodi. Belli, rosa, tosti che c'è, poi attacca un quadro. Un quadro? La vita mia sì che è un'odissea. Mio Ulisse mi fa una pippa. Mi passa il sale? Sì. A casa eravamo 6 fratelli. L'unica femmina morì a 8 mesi. Poverella, che disgrazia. E poi c'era la guerra, la bandiera. Mio padre fu ucciso dai tedeschi. È morto così. Tra le braccia. Scusa, passate la cipolla. Fu allora che mia madre, per sfamarci, scese sul marciapiede. Che donna! A me mi cacciarono da scuola perché me ne avevo tutti. C'è sempre stato come un seme di violenza dentro di me. Non ho mai capito il perché. Assaggia un po' come? Sì. Forse perché allora c'avevo il fisico. Adesso mi vedi così un po'. Ce l'avessi io il fisico suo. No, allora ero bello come il sole. Pure adesso però, solo che non sapevo che fare, che inventare. E così optai per il mare. E così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi. Dice che anche i bambini sanno le battute mie, proprio. Ancora oggi se lo tramandano. Sono stato con tutti. Uomini, donne. Ah, insomma, sono stato con le donne. Con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. La gente che ho visto morire. A profusione proprio. Cos'è John Wayne la Frocia? Ma non è vero però. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più morti che vivi. Tornato in Italia volevo riprendere gli studi, ma ormai era troppo tardi. E fu allora che dissi: Manuel, fatti da solo. E così andai a Parigi a fare il cameriere.
Lì che ti incontro? Una donna bella, ricca, importante. Coi? No. Personalità. Insomma, ci sposammo. Per un po' fummo anche felici. Solo che lei aveva il vizio di bere. Beveva, beveva, beveva. Lei e quell'altro amico suo lì. Quello Richard Burton che m'è sempre stato qua. Richard Burton? Richard Burton. Faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? Conto. Non è vero niente. Ti ho raccontato un sacco di fregnacce. Ma davvero? Sì. Forse qualcosa di vero c'è. Ieri a quello dell'Eno gli ho detto che ero froscio. Poi in viaggio con papà. Perché c'era Verdone? No, perché c'era Sordi. Sordi che mi ha voluto, no, Verdone. Papà, chi è quello? Ah, quello è Gianni, è ospite della nonna. De nonna? Sì. Sì, sì, lo sa, lo sa. Sai che lui lavora per la Rai TV? È uno sceneggiatore della terza rete. Un giorno sarà famoso. Che stai preparando, Gianni? Un sceneggiato. Ah, un altro sceneggiato? No, è sempre lo stesso. Ma sai che sono arrivato alla sesta puntata, beh, ti dico, con tante di quelle difficoltà, una tale fatica, perché è un giallo. Ma non è un giallo. No. Poi ero molto amico di Sergio Leone, proprio fratellone. E Sergio stava sempre dietro a loro due. È un film psicologico sottile, pieno di ambiguità. È solo che la Rai vuole che sia sostenuto da questa problematica sociale che... Certo. Ma che certo, non è nel mio stile. A me piace il surreale, piace andare sopra le righe. E intanto io scrivo e questi rifiutano. Io li scrivo e questi mi mandano indietro copione. Ma allora, ma io dico, ma che cazzo volete? Ma io non posso continuare a fare le stronzate dei documentari sulla natura, sull'inquinamento dei mari, dei fiumi, dei ruscelli, dei pesci, degli uccelli. Ma che volete, industrializzare il paese o volete i cieli puliti? Ma che volete? Ma volevo i cieli puliti 10.000 volte, ma che stai a scherzare?